Ciao a tutti, sono Surabi e oggi vi presenterò un nuovo progetto di Mixed Art. Un progetto semplice: costruiremo un piccolo contenitore con delle piegature particolari che andremo ad abbellire e decorare, e dentro il quale possiamo metterci ciò che ci interessa tenere magari in evidenza, dai numeri di telefono, i biglietti da visita, oppure un promemoria, un appunto. Quindi fra un pochino inizierà il mio tutorial che vi spiegherà come fare. Prima di questo però voglio ricordarvi che è importante costruirsi un piccolo spazio di relax, di silenzio, di meditazione, passatemi il termine, per rendere più semplice, più agevole il lavoro che stiamo facendo. Non è concentrazione, è semplicemente cercare di passare dalla testa al cuore per sentirsi a proprio agio nel lavoro che stiamo facendo, dedicando tutta la nostra attenzione, tutta la nostra energia a quello che stiamo facendo. Vi auguro buon divertimento e ci vediamo la prossima volta con il prossimo tutorial e con un nuovo progetto. Bene, io ho chiamato questo lavoro di piegatura le tasche promemoria. Come vedete, questo è un semplice foglio uni e uso questo anche perché diventa più facile farvi vedere come agire, come operare. È molto semplice. Prendo il foglio per il lungo e lo piego a metà, in questo modo. Quindi ho un mezzo foglio. Poi lo ripiego su se stesso e gli lascio un po' di margine in questo modo. Quindi vedete che a questo punto è così. Poi incomincio un'ulteriore piegatura, che è questa. La successiva, a cui lascerò un pochino di margine, così, e la passo all'interno in questo modo, poi la successiva, mancava il mio cane che abbaiava, e l'ultima. E vedete che a questo punto le mie taschine sono fatte. In effetti, se vedete, sono quattro tasche. Lo chiamate le tasche promemoria. Perché lo chiamate le tasche promemoria? Perché è un metodo veloce e semplice. Se dobbiamo ricordarci di qualche cosa, instillare degli appunti, mettere i biglietti da visita, piuttosto che qualcosa d'altro, ecco che sono pronte in maniera veloce. Ho dei piccoli punti di colla nei vari spazi per tenerle ferme. Adesso vi faccio vedere una serie di tasche che ho decorato per farvi vedere l'effetto finale. Che cosa ho usato per decorare? Ovviamente ognuno di noi può utilizzare quello che preferisce. Io ho usato per esempio i Distress Oxide, il rosa e il grigio con i loro pennelli. Ho preso dei washi tape. Vi faccio vedere una cosa divertente, perché questo è un centrino che ho utilizzato. A me piace molto disegnare sui tovaglioli, quindi ho usato anche quelli, degli stickers. Le cose più importanti ovviamente sono il gel, scusate che me lo giro, oppure la Mod Podge, perché dove uso per esempio tovaglioli o carte più delicate preferisco la Mod Podge. Una cosa divertente è questo,
Questo è un pezzo di una busta che ho strappato perché poi ha questo disegno greca che a me piace molto. Tanto per darvi un'idea, io uso un piccolo beauty in cui infilo tutti i ritagli, tutte le cose che penso che mi verranno utili, pezzettini di nastro, dei piccoli sticker come questi per esempio, e quindi poi li utilizzo ispirandomi alle varie cose che voglio preparare. Quindi iniziamo con la prima. La prima, come vedete, c'è un disegno fatto sul tovagliolo e poi incollato e dei piccoli stickers che ho. Qui ho volutamente scelto di tenere i toni del grigio e del rosa e anche dietro l'ho decorata. Questa invece l'ho piegata utilizzando dei fogli tipo questi, cioè un blocco. Io ho questi blocchi che sono fatti con delle carte abbastanza spesse e quindi anche quelle vanno benissimo via, che è quello che ho fatto con questa. Questa aveva questi colori grigi, ho messo dei tovaglioli, un tovagliolo, una delle taschine. Voi sapete che io le amo molto, io tengo le bustine del tè o delle tisane perché poi le uso come taschine, quindi qui possiamo sempre mettergli un appunto o infilare qualcosa. La cosa importante quando decorate è di assicurarvi che sia tutto libero. Qui vedete che ho messo un pezzetto di quel cartoncino che vi ho fatto vedere e poi di nuovo dietro ho decorato coi tovaglioli. Queste invece ho preso un foglio da una rivista che poi ho decorato con degli sticker, con dei nastri e ho ottenuto tutti questi toni dell'arancio, mentre dietro mi sono divertita a fare un collage infilando questo Tour Eiffel sotto le dita della modella. E per ultimo questo per esempio è la semplice carta bianca che avete visto prima, che ho decorato con dei pizzi, con una piccola tag, gli ho messo una scritta, qui gli ho messo un'etichetta e dietro di nuovo con il centrino che vi ho fatto vedere prima ho decorato il retro. L'altra cosa che si può fare, per esempio, io ho fatto un piccolo libretto di appunti che poi possiamo infilare in una delle nostre tasche. Così come dicevo prima, possiamo infilare gli appunti o i biglietti da visita o qualcosa che ci serve, ci può servire da promemoria. Ecco, quindi che qui vediamo le nostre tasche promemoria realizzate. Bene, vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, love su Rabi.